Cominciamo il giro da Firenze. Claudio Ferretti. Grazie Provenzali, al Franchi. Il girone d'andata si chiude con uno scontro diretto in prospettiva Europa di fronte Fiorentina e Bari, entrambe a quota 27, entrambe con una partita da recuperare e con le due migliori difese del campionato. I viola però privi di molti titolari, lo sappiamo, oltre allo squalificato Comotto, e cioè Jovetic, Marchionni, Gamberini, Zanetti, Dainelli e Vargas. Proprio l'ultimo ieri in allenamento, contrattura al flessore di una coscia. Recuperato invece Donadella, centrocampo, non ce la fa Dainelli, Kroldrup è al centro della difesa. Prandelli schiera Jorgensen al posto di Vargas, Santana e Mutu dietro a Girardino, gli altri Frey in porta, De Silvestri, Felipe Pascual a completare la difesa, Montolivo a chiudere il centrocampo. Nel Bari recuperato Meggiorini, Ventura meno problemi e può schierare la formazione che ha battuto l'Udinese con Gillet in porta, Masiello, Bonucci, Ranocchia e Parisi in difesa, difesa che con 15 gol, lo ricordiamo, 15 gol subiti, è la migliore in assoluto del campionato. Alvarez, Almiron, Donati e Rivas a centrocampo, Meggiorini e Barreto davanti. Arbitra Gervasoni, giornata grigia, freddina ma sopportabile. Per il momento abbiamo concluso, a te Provenzali. Era il 10 gennaio 2010, questa era l'ultima volta che sentivamo Claudio Ferretti all'interno di una puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto. Non è l'ultima volta che lo abbiamo sentito in radio, perché poi è intervenuto il giorno della morte di Alfredo Provenzali. Sono le 22.17 di venerdì 22 maggio, siete ancora all'interno di TCB Show, rientriamo in diretta per l'ultima parte che ovviamente ha cambiato linea e anche tono dopo quanto successo 24 ore fa, cioè la scomparsa di Claudio Ferretti. Do il benvenuto in trasmissione ai miei compagni di merenda in quest'ultima parte. Buonasera Stefano Stradotto. Buonasera Massimo, buonasera anche a Francesco, a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera anche a Francesco Del Giudice. Ciao Massimo, ciao Stefano, un saluto a tutti. Ecco, evidentemente noi avevamo programmato ben altro per questa parte e abbiamo deciso di dedicarla in toto a quanto successo. Mixeremo in questa fase ovviamente ricordi di interventi di Ferretti, molti li vedete anche all'interno del nostro portale tuttoilcalcioblog.it, con alcuni commenti da parte dei nostri opinionisti. E subito vorrei cominciare con voi, perché ogni volta usiamo questa frase, però forse con Claudio Ferretti e speriamo il più tardi possibile con Ezio Luzzi si chiuderà la prima grande la storia, l'epopea della prima grande generazione. Ferretti era di solito terzo o quarto campo quando ai primi tre posti c'erano Ameri, Ciotti e Provenzali. Stefano, comincerei da qui. Eh sì, in effetti fa sensazione ascoltare innanzitutto l'estratto che è appena mandato in onda, perché insomma, abbiamo sentito Provenzali lanciare Ferretti. Effettivamente si va sempre più componendo, purtroppo quasi per intero, la scaletta, purtroppo non più in onda, ma in onda altrove, perché ecco, oramai il quartetto che si è lasciato la conduzione di Bortolù, compreso il conduttore storico, il quartetto delle voci che hanno fatto la storia in assoluto di questa trasmissione, ci hanno tutti lasciato, Meri, Ciotti, Provenzali e appunto Ferretti. E indubbiamente ecco, sì, Ferretti rappresentava, anche ascoltando noi che poi abbiamo modo anche di proporre sul sito diversi estratti, le vecchie puntate da diversi anni, insomma abbiamo avuto modo anche di far conoscere ai più giovani, tra i quali magari siamo anche noi, perché poi ricordiamo che Ferretti abbandonò tutto il calcio un po' prima rispetto agli altri nell'88, perché passò in TV, per cui è stato un modo anche, abbiamo avuto modo di riapprezzarlo nel suo lavoro di radiocronista. E sicuramente rappresentava, a mio avviso, anche una sintesi forse tra una scuola, la scuola insomma più storica, e anche però un certo modo moderno di raccontare, di analizzare l'evento sportivo, pur rimanendo nel solco di quella tradizione. Probabilmente poteva anche essere considerato una sintesi, molti hanno fatto anche questo rilievo, questo commento, tra Ameri e Ciotti, perché insomma Ameri era il grande ritmo del racconto, Ciotti
ovviamente era Ciotti, era un mondo a parte, però questa analisi anche ficcante, a volte ironica, e probabilmente Ferretti riassumeva in sé entrambe le caratteristiche, e presentandole con uno stile molto asciutto all'ascoltatore e con un gergo invidiabile, come del resto tutti i cronisti della sua epoca, ma forse ancora di più, e probabilmente anche con una conoscenza non indifferente anche dal punto di vista tattico, devo anche sottolineare questo, un'analisi del suo stile, che forse all'epoca non era poi così scontato, perché si prestava meno attenzione rispetto ad oggi a determinati aspetti. Ed è per questo che lo sottolineo come facente parte ovviamente della tradizione storica, però anche aprendola verso delle caratteristiche più moderne. Per cui è una grave perdita per quanto mi riguarda. Ecco, poi ricordi di Ferretti, sottolineando appunto come abbia abbandonato la radio nel 1988, quindi un pochino prima rispetto agli altri della vecchia scuola, ho dei ricordi prettamente televisivi, tutto sommato. Sul ciclismo? Sì, tutto sommato, ecco, negli anni 90 ho avuto modo di apprezzare in quella veste. Poi ci torniamo su quello, perché esatto. Abbiamo preparato un piccolo contributo. Velocemente chiedo un primo parere anche al nostro Francesco. Francesco. Ferretti era uno dei quattro assi che hanno attraversato 30 anni d'oro di tutto il calcio e 30 anni d'oro anche della nostra vita civile e sentimentale, se vogliamo. Il nostro inteso come Italia, naturalmente. Era il più giovane dei quattro ed è stato anche quello che ha lasciato un po' prima. A quello che ha detto Stefano volevo aggiungere soltanto che la scelta di passare alla televisione, passare alla molto giovane all'epoca Rai 3, testimonia come questo professionista si sia messo in gioco, cosa non da tutti tra l'altro, e abbia anche accettato questo rischio che alla fine ha pagato, visto che è entrato nelle case degli italiani, è entrata non soltanto la voce ma anche il volto di questo gran signore, bisogna dire, ovviamente non lo conoscevamo, però dalle testimonianze e anche dal suo aplomb possiamo scommettere che fosse una persona assai garbata e significativa anche nel privato, oltre che nell'etere. Una scelta, quindi, dicevo, innovativa. Leggevo in queste ore che negli anni 80 propose una sorta di Giro d'Italia virtuale al computer, non sono a conoscenza dei dettagli, ma all'epoca sì, in effetti, ribadendo quello che ho detto prima, si trattava di qualcosa di davvero di nuovo, quindi un professionista abituato anche a mettersi in gioco ed accettare sfide indubbiamente stimolanti, favorito anche da un'addizione e soprattutto da una voce, direi, degna di un attore di teatro, questo bisogna dirlo, ed è entrato in Rai molto giovane, tant'è che quando si ascoltano le sue cronache si fa fatica quasi a capire e a rendersi conto che si trattasse all'epoca di un trentenne, quindi militanza la sua storica, direi, non ricordo altre voci che siano entrate nello staff di tutto il calcio nella formazione titolare così giovani. E ha attraversato quindi questi 30 anni irripetibili, direi, dimostrandosi oltretutto capace non soltanto dell'interpretare bene il gioco dal punto di vista tattico, come diceva giustamente Stefano, ma anche nel cogliere l'essenza della trasmissione e anche nello sfoggiare quando serviva dell'ironia. Ricordo una sua performance che veniva spesso citata dal buon Giovanni Scaramuzzino, che è stato forse l'erede quanto riguarda le cronache del ciclismo, almeno questa è una mia opinione, che però credo possiate condividere per quanto riguarda lo stile. Scaramuzzino ricordava, concludendo, la volta in cui Ferretti, nel raccontare un derby romano, non riusciva a completare la descrizione di un'azione della Lazio che si era conclusa con un tiro che aveva colpito il palo. Veniva infatti interrotto
a raffica dei colleghi sugli altri campi, e a quel punto, dopo una serie interminabile di interruzioni e di pause, disse, non ricordo esattamente le tue storie parole, ma il concetto era questo: vediamo se riesco a far terminare questo pallone sul palo. È un'espressione che testimonia anche la verve, che non solo era patrimonio non solo ovviamente di Ferretti, ma anche un po' di tutti i grandi di quella trasmissione, di quell'epoca, che a volte poteva sembrare un po' ingessata, anche perché scandita da una gerarchia molto rigida, ma che sapeva anche trovare l'aspetto simpatico, ironico del racconto dello sport alla radio. Confermo. Degno erede Ferretti naturalmente del padre, che è stato una voce di un ciclismo ancora leggendario. Anche su questo, Francesco, ti blocco, perché sì, anche su questo ci torneremo con un piccolo contributo. Sì. Io andrei avanti con i contributi, prendendovi quello che è l'argomento in cui Ferretti era decisamente ferrato. Giro d'Italia del 1975, siamo al 7 di giugno, è l'ultima tappa, la Alleghe Passo dello Stelvio. Il nostro Roberto Pelucchi, che ha procurato questo frammento, definisce questa forse la sua radiocronaca migliore, decisamente magistrale. L'ascoltiamo assieme. Attenzione, attenzione Santini, vai, devo interromperti, perché manca soltanto un chilometro al traguardo. È come ha detto giustamente Icardi, il chilometro più lungo d'Italia, perché davanti a me, nonostante che manchino soltanto 1000 metri, vedo ancora 3-4 tornanti. Sembra che la strada non finisca mai e sembra che anche la folla non debba finire mai. Bertoglio ha affiancato Caldos, lo spagnolo è chilo sul manubrio. Bertoglio aumenta leggermente il ritmo, si porta all'altezza dello spagnolo, sono testa a testa. Lo spagnolo si alza sui pedali, ecco Caldos che si alza sui pedali e mantiene la prima posizione. Bertoglio a ruota, rinuncia a stargli a fianco, forse va bene così, manca poco al traguardo. Tutto può succedere sullo Stelvio, ma 40 secondi a questo punto sono tanti, non lo sappiamo, la folla è impazzita. Ecco un altro tornante, lo spagnolo si piega sulla destra, la folla va incontro ai due corridori, rischia addirittura di farli cadere, è pericolosissimo questo intervento da parte del pubblico. Le motociclette si mettono a suonare i clacson nel tentativo di sganciare i tifosi dai corridori. Un altro tornante, Caldos lo affronta ancora, alzato sui pedali. Bertoglio la sua ruota, l'altitudine si fa sentire anche su di noi, scuserete il nostro ritmo concitato, un altro tornante ancora, soltanto neve e folla su Caldos e Bertoglio, la maglia rosa continua a tenere la ruota dello spagnolo, ecco uno striscione che inneggia Bertoglio, mancheranno circa 700 metri al traguardo, Caldos al comando, Bertoglio alla sua ruota, non ha mai rinunciato alla seconda posizione, soltanto per un attimo, dopo lo striscione dell'ultimo chilometro si è affiancato lo spagnolo e ci ha dato l'impressione che volesse andarsene, ma poi si è subito calmato intelligentemente, una scritta in rosso sulla neve, viva Bertoglio in rosa, Caldos al comando, ma Bertoglio regge. Sono gli ultimi metri di un Giro d'Italia drammatico, sorprendente e affascinante. Non l'ho mai usata, un po' per rispetto, un po' per paura, ma questo ragazzo se la merita, un uomo solo, sia pure in compagnia dello spagnolo Caldos, va forse verso la vittoria sorprendente nel 58esimo Giro d'Italia, sullo Stelvio, Fausto Bertoglio alle spalle di Caldos, verso lo striscione del traguardo dell'ultima tappa e del giro, il numero 63, Caldos, in prima posizione, il 55, Bertoglio, alle sue spalle, incollato, la folla aumenta, ancora in mezzo alla strada i tifosi, è estremamente difficile passare, ci riusciamo, i corridori ci fanno da battistrada e aprono in qualche modo un varco, vanno verso un'altra curva, Caldos si alza ancora sui pedali, lo stesso fa Bertoglio. Lo spagnolo non scatta, la macchina della cassa non la vediamo più, riceviamo in faccia una borraccia d'acqua, quasi che un tifoso ci abbia scambiato per la maglia rosa. Ancora i due, la folla è impazzita, ha capito che a questo punto lo spagnolo non può rubare 40 secondi a Bertoglio, manca poco. Bertoglio è sempre attaccato alla ruota di Caldos, ancora una curva, ancora un muraglione di neve e ghiaccio. Ecco il rifugio, 100 metri, Bertoglio ha vinto, a voi!
prendiamo la linea dal traguardo, ecco, li vediamo in questo momento, sono a 20 metri e Galdos che vince la tappa. Eccoci qua, quindi avete capito che Fausto Bertoglio ha vinto il Giro d'Italia del 1975, ho ancora i brividi. Voglio un vostro commento ricordando solo che fu così importante per il ciclismo Ferretti che quando la Rai riprese dopo un po' di assenza il Giro d'Italia, quando era passato per Mediaset, affidò a lui il processo alla tappa, cioè la messa cantata che concludeva ogni tappa. Stefano. Beh, direi toccante, quasi commovente. Passaggio veramente eccezionale, una lectio magistralis di radiocronaca, commovente in senso assoluto, il passaggio nel quale Ferretti rievoca la famosa leggendaria frase del padre Mario riferita a Fausto Coppi, e qui lui in questo spezzone la associa a un altro Fausto, che in quel caso è appunto Bertoglio, che andava a vincere il giro sul passo dello Stelvio, che era stato il teatro di un'altra epica impresa proprio dello stesso Coppi, quindi c'è questo legame che lui stesso richiama in onda in quella eccezionale radiocronaca che lascia senza fiato, e un po' a riannodare i fili sia della leggenda ciclistica su un luogo sacro al ciclismo come il passo dello Stelvio, con una frase entrata nella storia, e sia in quel momento riannodare anche i fili della propria storia personale e familiare, citando, come ha sottolineato lui per la prima volta, fino a quel momento non l'aveva mai fatto, e penso forse non abbia neanche fatto poi in seguito, il proprio padre, che era stato maestro ovviamente in anni ancora più pionieristici di radiocronaca legata al ciclismo. Un passaggio veramente, veramente da riascoltare senza mai stancarsene. Sono passaggi eccezionali di narrazione, di quasi di epica, e non è assolutamente un termine esagerato associato a questa spezzone di radiocronaca che abbiamo appena sentito, la descrizione minuziosa di ogni dettaglio. Ricordiamo anche un particolare che ha sottolineato lo stesso Roberto Pelucchi proponendoci questo spezzone: quell'anno il Giro d'Italia non andava in diretta in televisione, per cui questa radiocronaca di Ferretti era in quel momento l'unico racconto in presa diretta di quella tappa del Giro d'Italia, quindi davvero anche qui a ricollegarsi a quanto avveniva con Mario Ferretti 30 anni o 25 anni prima, per cui anche questo è un passaggio per certi versi storico. Quindi questa descrizione che fa entrare l'ascoltatore sulla strada in quel momento ha fatto questo effetto su di noi oggi nel 2020, possiamo immaginarci l'effetto che possa aver avuto sugli ascoltatori che ascoltavano in diretta nel 1975 la radiocronaca. In poche parole riesce a fotografare e a far essere l'ascoltatore con lui su quel sellino di una moto, folla in neve, solo folla in neve al cospetto di Bertoglio. Cioè, sono poche parole che riescono a farci veramente percepire quanto avveniva, sia in corsa, anche i dettagli, si piega sul manubrio, si alza sui pedali, buffa, ma anche le sensazioni al tempo stesso del cronista sulla moto a pochi metri dai ciclisti, addirittura nel passaggio in cui chiede scusa, no, per il ritmo concitato della sua voce, perché l'altitudine del passo dello Stelvio, dei 2700 metri dello Stelvio, fa effetto anche sul respiro, sulla voce del cronista in quel momento, o quando a pochi metri dal traguardo gli arriva addirittura in faccia una borraccia, e anche lì tira fuori la punta di ironia che sottolineavamo un po' prima, no? Conferma. Dice quasi il tifoso ci abbia scambiato per la maglia rosa. Veramente un passaggio, una radiocronaca che forse sicuramente Pelucchi poi molto meglio di noi può dirlo, in questo è stata la sua migliore in assoluto, ma credo di poter dire anche appunto alla luce degli spezzoni storici che spesso abbiamo avuto modo di riascoltare, forse una delle migliori che io abbia mai sentito. D'altronde poi il ciclismo in questo asseconda quest'aurea leggendaria che un racconto radiofonico può assumere, e sottolineavi
perfettamente come questo rapporto davvero di famiglia e poi anche della sua professione che si è tenuto con il ciclismo l'ha portato poi qualche anno dopo nel 98 a condurre il processo alla tappa, anche lì non a caso, perché c'era anche un'altra cosa da sottolineare in questo frangente: la Rai innanzitutto nel 98 tornava a trasmettere il Giro dopo il quinquennio in cui era passato a Mediaset, ma il processo alla tappa poi sostanzialmente non andava in onda dai tempi di Zavoli, perché quando Zavoli lasciò il processo alla tappa che aveva fatto la storia, sì, la Rai proponeva negli anni 70 e 80 un dopo tappa, ovviamente, però non era più il processo alla tappa, non aveva più quel titolo, era anche un po' più minimalista sotto certi aspetti, era un dopo tappa, ma non era più il processo. Quando il Giro tornò nel 98 in Rai, si decise di riproporlo e di affidarlo a Ferretti, quindi, che d'altronde non avrebbe potuto raccogliere meglio l'eredità, in quel caso diretta, di Zavoli, perché era dai tempi di Zavoli che il processo alla tappa non andava in onda, per cui veramente anche da questo punto di vista è da sottolineare il legame di Ferretti con il ciclismo. E direi che in ambito ciclistico sicuramente si può far risalire anche l'ultima apparizione, l'ultima collaborazione in qualche modo per certi versi fissa di Ferretti con la Rai, che è di 3 anni fa, del 2017, laddove sul portale dedicato a Ferretti, con la cura penso proprio di Giovanni Scaramuzzino, sì, giustamente Francesco sicuramente nell'erede e lo ha citato come suo maestro e come suo ispiratore, e Ferretti proponeva in video, credo quasi tutti i giorni, dei ricordi legati alle tappe leggendarie del Giro d'Italia che lui stesso aveva avuto modo di raccontare dalla moto e non solo, e quindi anche lì proponeva delle autentiche chicche storiche raccontate alla sua maniera, con il suo stile, e quindi in quella circostanza, perché era poi un'occasione del tutto particolare, perché si trattava del 100° Giro d'Italia, quello del 2017, per cui la Rai propose, credo siano ancora online, questi filmati sul sito dedicato, e penso che appunto in questo caso, senza tema di essere smentito, che quella sia l'ultima vera e propria collaborazione con la Rai che Ferretti abbia avuto. Ho per capito. Cui anche lì si è trattato di ciclismo che in definitiva, nonostante abbia spaziato tra calcio, tra pugilato, tra atletica e non solo, penso che si possa sicuramente definire come il suo amore professionale e non solo principe. Sentiamo anche Francesco cosa ne pensa. Faccio notare i nomi che sono stati citati in questo spezzone sono quello di Santini, diventato famoso anche per qualche imitazione fatta dalla Jalappas, e quella, se non ho capito male, di Mario Giobbe o di Lino Icardi, che probabilmente era dal palco. Penso Giobbe. Francesco. Riascoltata da orecchie contemporanee, la cronaca del 75 risulta assolutamente contemporanea, e non è un modo di dire. Tutto ciò va a rinforzare, a soffragare la tesi di Stefano, che metteva in evidenza la particolare modernità, diciamo, di questo grande professionista e questo grande affabulatore, anche se vogliamo, vista mantenendosi sempre ovviamente in canoni di assoluta sobrietà, una modernità che fa sì che queste parole, questo racconto sia riproducibile al giorno d'oggi senza che l'ascoltatore gridi allo scandalo o storca il naso. Mentre il padre Mario aveva avuto modo di raccontare una fase del ciclismo ammantata di leggenda, diciamo, a volte in una sorta di nubi, se vogliamo, visto che all'epoca le trasmissioni televisive ovviamente non erano ancora nei radar. Claudio invece è stato testimone di un'epoca diversa, quella post 60, quella post Coppi, se il ciclismo era a tutti gli effetti uno sport nazionale fino al 60, come è stato in qualche modo individuato, come è stato ridotto da chi ha vissuto quell'epoca o comunque ha dei ricordi non sfocati. Se dal 60 in poi, fino al 60 il ciclismo era stato lo sport nazionale, quindi epoca Ferretti primo, poi dagli anni 60 a scendere
ad arrivare ai giorni nostri ha perso quella centralità, rimanendo comunque un evento soprattutto per quanto riguarda le corse che si svolgono in territorio, sul territorio nazionale, come il Giro e le varie classiche, rimane comunque un qualcosa di connaturato al nostro costume. Ed è stato Claudio, appunto, Ferretti II, continuando su questa con questa particolare su questa scia che ricorda un po' i calciatori di un tempo, come Sentimenti primo, Sentimenti quarto. Ecco, Ferretti II è stato il testimone di un'epoca ricca di campioni, di campioni italiani che si sono distinti sia per quanto riguarda le classiche di un giorno o grandi scalatori, grandi interpreti di corse a tappe, in un'epoca in cui, ecco, anche se l'audio di questo spezzone del 75 è piuttosto nitido, ma possiamo sicuramente supporre che non mancassero problemi di natura tecnica lungo soprattutto le salite, le tappe alpine, tappe dolomitiche come questa dello Stelvio. Quindi il tutto si ammanta ancora di quell'epica che nel ciclismo non stona. La si cita un po' troppo a volte, un po' troppo spesso e forse a sproposito, ma in questo caso non stona. L'erede, sì, dicevo prima, accennavo che l'erede di Ferretti nel ciclismo può considerarsi Scaramuzzino, che più volte ha messo la sua ammirazione non soltanto in ambito ciclistico ma a tutto tondo per quello che è stato, che non è stato un collega radiofonico, ma lo è stato dal punto di vista RAI, dal punto di vista aziendale, visto che il processo alla tappa di fine anni 90 inizio anni 2000 era un processo appunto a cura di Ferretti, e quegli stessi eventi, quelle stesse tappe erano raccontate in moto, sulla motocronaca, dall'allora rampante Giovanni Scaramuzzino. Citava prima Stefano il rapporto, le cronache di Ferretti nel pugilato, le citava di sfuggita. Ecco, volevo ricordare quella che è stata più volte citata in queste ore, che vide il trionfo di Nino Benvenuti in un'epoca in cui la box era ancora parte integrante del nostro spirito. Era la box dei tempi d'oro, quella degli anni 60. Se non sbaglio, in televisione questo evento fu commentato da Paolo Valenti, quindi a testimonianza dell'eccezionalità di quegli incontri in bianco e nero che talvolta Rai Sport, soprattutto in questi giorni, ha trasmesso con spezzoni brevi ma significativi, anche se magari non eccezionali da un punto di vista della qualità video, ma questo ovviamente prescinde dalla nostra volontà. Confermo. A mio avviso un alter ego televisivo, o meglio un paragone, una pietra di paragone televisiva rispetto a Ferretti può essere Paolo Rosi, anche sì. Commentatore di mi stai tirando la volata. Atletica. Mi stai tirando la volata perché abbiamo due contributi. Prima di parlare dell'atletica, però, velocemente ve ne faccio ascoltare un altro. Come dicevamo in precedenza, quando parliamo di Claudio Ferretti, parliamo di un radiocronista che all'apice forse della sua carriera decide di abbandonare la radio per andare verso la TV. Fonderà quella che viene chiamata Telekabul, cioè il TG3, sarà frontman del TG3 di Sandro Curzi, però la capacità narrativa, infatti, di cronaca la conoscevamo già, e la conoscevamo forse del fatto di sport e dramma politico più famoso della storia delle Olimpiadi. Questo è Claudio Ferretti, che a Monaco 72 racconta una delle fasi di maggior tensione. Ve lo facciamo ascoltare. Proprio adesso una ragazza israeliana ha una decina di grandi fogli di carta in mano, ha scritto in inglese "Go home, we want peace", andate a casa, vogliamo la pace. Israele!
Quella che sentite è una dei fatti durante i giorni del sequestro, 5-6 settembre 1972, siamo alle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 72, un'organizzazione terroristica palestinese, Settembre Nero, andò a prima occupare e poi uccidere una serie di atleti della squadra israeliana all'interno del villaggio olimpico di Monaco. Velocemente vi faccio una domanda e vi chiedo una risposta. Io fatico a ricordare una voce del calcio così famosa aver intrapreso poi la strada della cronaca, dell'attualità, del giornalismo meno sportivo. Avete qualche ricordo da farmi, per farmi aiutare? Comunque un altro dei passaggi che rendono Ferretti diverso dagli altri. Stefano. Sì, indubbiamente un passaggio che avete ascoltato è particolarmente significativo. Direi che a questo livello probabilmente è un caso unico. È chiaro che abbiamo sottolineato spesso come specialmente questa vecchia scuola che tanto spesso citiamo, ma che è inevitabile citare perché è così, insomma, c'è comunque una cesura in qualche modo nel modo di fare e di insegnare giornalismo da un certo periodo in poi, quindi è anche normale citare in qualche modo un qualcosa che era più caratteristico di un passato che della contemporaneità. Sicuramente abbiamo sottolineato spesso, dicevo, come i cronisti sportivi tutto sommato fossero prima di tutto dei giornalisti, dei cronisti a tutto tondo. Direi che abbiamo ascoltato, insomma, questo spezzone di Ferretti. Nello stesso contesto possiamo citare anche il lavoro in quel frangente di Piero Pasini, che si trovò a raccontare delle fasi assolutamente drammatiche. Senza andare su fatti di cronaca nera, lo stesso Ameri era il principale radiocronista di qualsiasi evento, compreso lo sbarco sulla Luna del 69 in Rai, non solo ovviamente del calcio, per cui questa capacità di poter essere cronisti di qualsiasi evento, cronisti nel vero senso della parola, vale a dire essere in grado di raccontare, di essere testimoni e narratori per l'ascoltatore dell'evento al quale in quel momento il giornalista è chiamato ad assistere. Questo è sicuramente un pregio, una peculiarità di tanti colleghi contemporanei di Ferretti, però sicuramente poi la scelta di andare a fare questo salto, questo cambio comunque radicale, andando a ricoprire anche dei ruoli di assoluto rilievo a Rai 3, quindi in televisione, probabilmente è un caso più unico che raro. Ovviamente poi aspettiamo anche contributi da chi è più memoria storica di noi, però penso di poter dire che sia, se non l'unico caso, quantomeno il caso più consistente in tal senso. E d'altronde sì, Sandro Curzi, che all'epoca dirigeva il TG3, volle fortemente puntare su Ferretti, chiamandolo, appunto, come abbiamo ricordato prima, nell'88 a passare dalla radio al TG3. È chiaro che anche tra i colleghi di Ferretti era nota la capacità e la classe di Ferretti stesso di potersi districare non solo nello sport ma anche nella cronaca e anche davanti al video. Ferretti appunto ha condotto anche l'edizione principale del TG3, ma ci sono adesso, insomma, in questa giornata abbiamo visto spezzoni di speciali condotti in diretta su fatti di cronaca di varia natura, per cui è stato un giornalista a tutto tondo che ha dimostrato e legittimato questa definizione proprio in quel frangente a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, nel momento in cui si è fatto conoscere al grande pubblico televisivo in questa veste. Poi anche in TV, come abbiamo detto, si è occupato di sport, è stato capo redattore della redazione sportiva del TG3 stesso, però quella fase, quel passaggio in cui ha dimostrato di essere davvero un giornalista di classe purissima è stato veramente significativo ed emblematico. Per cui da questo punto di vista penso che si possa definire come forse così un po' il portabandiera di questa versatilità, di questa
capacità innata di essere veramente giornalisti con la G maiuscola. Sì, prima di fare la parte della domanda che avevo dedicato invece a Francesco, a Francesco ero debitore del passaggio relativo all'atletica. Siamo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, a raccontare l'atletica c'è Claudio Ferretti e Giacomo Crosa, famoso poi per essere passato in Mediaset. Questo è l'oro di Gabriella Dorio nelle Olimpiadi, la gara è quella dei 1500 metri femminili, il montaggio è di quel mattacchione di Fabio Stellato. Si è avvicinata la Dorio che tiene ancora alla corda, passa la rumena però in fondo al rettilineo di fronte, supera l'azzurra che tiene comunque ancora il suo passo. È ancora in gioco Gabriella Dorio per la conquista di una medaglia, torna all'attacco l'azzurra, attacca la menente all'uscita della curva. Gabriella passa in testa all'inizio del rettilineo finale, siamo agli ultimi 80 metri di questa finale dei 1500, andiamo verso il risultato migliore per noi. E così reista Gabriella Dorio a 20 metri e prima, medaglia d'oro per l'Italia con Gabriella Dorio. Eccolo qua, questa era l'Olimpiadi di Los Angeles 1984, ricordiamo che nell'83, se non ricordo male, lui raccontò anche un'altra medaglia ed era la medaglia agli europei di Alberto Cova nei 10.000 metri. Con questo mi scuso per aver interrotto prima Francesco se voleva finire la questione relativa all'atletica. Francesco però, che so essere un fan accanito di Umberto Broccoli, vorrei anche chiedere per invece il lato di Ferretti non sportivo. C'è anche un lato di fine varietà con Umberto Broccoli e il suo, con parole mie, non sto scherzando, Ferretti andò in TV nella parte finale della carriera con alcune trasmissioni tra cui Telesogni. Francesco. A testimonianza della sua versatilità e della sua capacità di drammatizzare, perché non è facile per un cronista cimentarsi col varietà, specie se questa prova la si affronta negli ultimi anni di carriera, fondamentalmente, comunque non nella prima fase, ma quando si è accumulato una certa esperienza in un settore molto diverso e per un pubblico che non era certamente quello che può essere il pubblico della TV generalista, del varietà. Io purtroppo non ho avuto l'opportunità, per motivi anagrafici, di vedere all'opera Ferretti, il Ferretti televisivo, e anche sempre rimanendo su un piano anagrafico, avrei potuto essere testimone delle ultime sue apparizioni, però ho ricordi molto sfocati, quindi non posso esprimere un giudizio basato sull'esperienza concreta. Ma sicuramente, voglio dire, il fatto che, come giustamente, qui riprendo quello che diceva Cialletti nell'intervento precedente, la scuola Rai del dopoguerra fondamentalmente formava professionisti. Poi oggi viviamo in epoca di super specializzazione, quindi questo risulta magari un po' obsoleto, un po' anacronistico, però il fatto stesso che formasse degli professionisti a tutto tondo faceva sì che i vari cronisti dell'epoca potessero, sia per quanto riguarda l'aspetto radiofonico che quello televisivo, potessero coprire i più svariati eventi, e quindi spaziare dalla cronaca vera e propria, con la cronaca nera, allo sport, anche alla politica, pensiamo a Paolo Fragliese, rimanendo in ambito televisivo, e anche all'intrattenimento e al varietà. Sono curioso però di vedere se gli sterminati archivi Rai conservano ancora dei frammenti di questo duo complementare, direi comunque molto diverso delle singole parti, ma credo omogeneo nel suo insieme, questo duetto Broccoli-Ferretti. Sì, era ospite fisso Broccoli. Era ospite, si è partito un effetto audio, non so neanche da dove, dicevo che era ospite fisso Umberto Broccoli e quindi erano il cast definitivo, premesso che la cosa mi ha un po' fatto risentire, in quanto non pensavo tu fossi così giovane, sto scherzando, assolutamente, poi buttandola anche un pochino nel ridere, ci fu qualche video che divenne storia della televisione, tipo un'uscita abbastanza infelice di Antonella Clerici in quella trasmissione, però sono tutte altre storie. Francesco, io approfitterei invece... Posso
dimmi, intervenire qualche tipo di rubarti qualche secondo massimo, perché su questo tema, a metà tra il serio e il faceto, io ricordo personalmente di aver ascoltato una puntata di Zona Cesarini, risalente all'epoca in cui l'Italia stava, si parla di un paio di anni fa, si apprestava a giocare lo spareggio mondiale con la Svezia, ai noi. Ecco, in una di quelle serate, Ferretti fu chiamato in trasmissione, non ricordo chi conducesse, non so se fosse Ruggeri, Ferretti è stato uno forse degli ultimi testimoni, non oculari naturalmente, ma auricolari, permettetemi questa infelice frase, della cronaca di Carosio dell'incontro tra Irlanda del Nord e Italia. Non quello che è valido come spareggio per i mondiali del 58, quello finito male per noi, ma l'incontro precedente che in realtà si giocò perché, se ricordate, l'arbitro non arrivò in tempo in quanto bloccato dalla nebbia, quindi si giocò una partita amichevole tra le due squadre che erano già pronte, erano già arrivate sul campo di gioco. Si disputò un amichevole commentato da Carosio e mi ricordo che Ferretti ironizzava, tra virgolette, sui toni assunti dal capostipite, dal pioniere della radiofonia sportiva italiana nel commentare questo incontro che, ricordo, ribadisco, fu un amichevole, terminò 2-2, ma fu narrato da Carosio con toni da finale mondiale, quindi con un pathos e con un'intensità clamorosa, insomma. Quindi ricordo, questo forse è stato l'ultimissimo o il penultimo intervento, poi non so se ve ne siano stati altri che hanno mia insaputa. A questo punto chiedo il conforto di voi e di chi ci segue sul blog, però questo lo ricordo perché trattava di un tema affrontato poche volte dalla radio e dai media in generale, questo del ricordo di quella famosa partita del 57. Sì, noi abbiamo ancora una decina di minuti, però 5 dobbiamo dedicargli all'ultimo spezzone che vi offro. Questo è uno spezzone che il nostro sito ha mandato poco meno di una decina d'anni fa, era il dicembre 2011, c'era una rubrica che si chiama Marcord Speciale. In questa, con l'aiuto secondo me di Marcello Franciò, un altro che ha fatto la storia del nostro sito, avevamo recuperato un contributo in cui Claudio Ferretti raccontava la storia del padre, un contributo in due parti che ora cercherò di farvi sentire una dietro l'altra se la tecnologia mi aiuta. Sono circa 5 minuti, poi andiamo anche a chiudere con questo, che è un caso veramente unico di eredità, non solo familiare ma anche lavorativa e narrativa, da padre in figlio. Sentiamo come Claudio Ferretti parlava del padre. Era un personaggio assolutamente geniale, su questo non c'è nessun dubbio. Il titolo di un giornale di Guatemala, quando lui morì, è quello che lo sintetizza in modo migliore: una inquietudine polivalente. Non era soltanto il grande radiocronista di Coppi, un uomo solo al comando, le cose che sappiamo, insomma, che soprattutto gli appassionati conoscono. Amava molto la pittura, dipingeva, ed era soprattutto uno straordinario autore di riviste. Aveva queste straordinarie capacità di grande improvvisatore, di grande raccontatore, affabulatore. Io ricordo che le sue radiocronache erano un eccezionale racconto. Era capace di riempire un'ora intera di radiocronaca. Poi allora non c'erano seconde postazioni, non c'erano radiocronisti all'atere, non c'erano nel corso della radiocronaca grandi interviste. Era Mario Ferretti, il microfono, il racconto della tappa, ed era un racconto sconvolgente, perché era veramente pagina letteraria. Io ho anche spesso scritto, ma quello era il giornalismo di quegli anni, il giornalismo radiofonico di quegli anni, che era anche un grandissimo bugiardo. Non lo era soltanto per quello che riguarda le sue vicende personali, lo era poi anche quando raccontava una radiocronaca. Non c'erano telecamere mobili, sapeva poco o nulla della corsa, di come effettivamente era andata la corsa, sapeva quello che aveva visto fin chi l'aveva seguita. Poi, per esigenze di radiocronache, aveva dovuto lasciare la corsa 50 km prima
e tutto quello che succedeva nella parte finale non lo sapeva, inventava, raccontava, però per noi ragazzini soprattutto che ascoltavamo la radio era un racconto indimenticabile. Sarebbe stato, fortunatamente per lui e per gli sportivi, richiamato in Rai in maniera abbastanza rocambolesca. Come rientra in Rai mio padre? Abbiamo detto era stato epurato, quindi si arrangiava in qualche modo. Succede qualche cosa nel 1949, Giro d'Italia del 1949. Il Giro d'Italia parte con dei radiocronisti, di cui naturalmente non farò il nome, perché uno di questi radiocronisti venne in pratica, allora si faceva così, venne licenziato in tronco durante il Giro d'Italia perché si era lasciato andare ad una radiocronaca nella quale c'era forse troppa pubblicità occulta, ma mica tanto occulta, tant'è vero che fu licenziato. A quel punto i dirigenti della RAI si videro costretti a tappare un buco in qualche modo, e fu lì che intervenne Vittorio Veltroni, che era il capo delle radiocronache, grande amico di mio padre, anche compagni di scuola erano stati al Mamiani, e impone il ritorno di Mario Ferretti. Gli fu opposto naturalmente che si trattava di un fascista o di un ex fascista. Vittorio Veltroni si impose, mio padre tornò a Giro d'Italia in corso e fece proprio a tempo, non so se è stata la sua prima radiocronaca o comunque una delle primissime, a raccontare la Cuneo Pinerolo, la grande corsa, la grande fuga di Coppi sui Cinque Colli, e fu proprio la tappa in cui lanciò per la prima volta la frase "un uomo solo al comando". Frase che sarà bene ricordarlo, perché molti poi confondono, non fu pronunciata soltanto in quella circostanza, divenne un marchio di fabbrica e mio padre la utilizzava in tutte le circostanze in cui Coppi partiva da solo in fuga solitaria, e quindi appena gli ascoltatori sentivano l'inizio di quella frase sapevano che Coppi era partito. Ecco, continuo ad avere i brividi di questa puntata. Se noi siamo ancora qui in questa a fare questa trasmissione, a unire la passione all'interno di tutto il calcio blog, è perché, e questa cosa mi rincuora, questi due video che avete sentito sovrapposti sono stati visti da 6.000 persone, e questa ci dà una grossa soddisfazione. Detto questo, ringrazio subito chi sta parlando con me oggi, perché forse abbiamo confezionato in 22 puntate lo spezzone più bello da quando ci conosciamo, però capite che queste parole con cui ho voluto poi chiudere sono parole che sintetizzano tutta la storia della RAI: l'arte affabulatoria, le altre passioni, la politica all'interno delle scelte della RAI. Stefano, vorrei da te un commento. Sì, davvero c'è ben poco da aggiungere, è tutto sintetizzato, come stavi sottolineando tu poco fa, in questi 5 minuti in cui Ferretti appunto ha raccontato la storia della sua famiglia, ma indirettamente la storia della RAI, la storia anche d'Italia, di svariati decenni del nostro paese. È uno spezzone che sintetizza e va ad esplicare ancora di più quanto abbiamo ascoltato nello spezzone della radiocronaca del Giro del 75 di Ferretti, no? Ecco, raccontando la storia del padre con queste sfaccettature. Quella citazione dal Passo dello Stelvio su cui ci siamo soffermati prima, che ci aveva commosso in apertura del nostro intervento, viene ancora di più evidenziata ed avvalorata. E si può dire che indubbiamente Claudio Ferretti abbia ereditato tutte queste caratteristiche che appunto fanno parte della storia della RAI e del giornalismo italiano di altissimo livello, abbia ereditato dal padre la capacità di narrazione, anche così simpaticamente sottolineata da Ferretti riguardo al padre, anche un po' di inventare, probabilmente nelle epoche di Claudio Ferretti no, perché oramai c'erano già le telecamere che andavano a testimoniare, ma di certo questa capacità di usare la parola per farla diventare racconto e per farla diventare emozione, una volta poi recapitata alle orecchie dell'ascoltatore. Ecco, questa capacità di usare lo strumento della parola, che oggi
molto spesso è un po', come dire, uno strumento un po' violentato a mio parere, o comunque sia semplicemente svilito, troppo semplificato, troppo appiattito. Probabilmente si sta perdendo questo culto, questa capacità di utilizzare la lingua italiana per disegnare delle pagine di cronaca e di storia di tale livello. Ecco, questo secondo me andrebbe un po' riscoperto, penso sia necessario riscoprirlo, perché si rischia di perdere un inestimabile tesoro, e tramite questa capacità Ferretti è stato in grado di raccogliere e probabilmente anche implementare l'eredità lasciata lì dal padre, sia in ambito sportivo sia in ambito extra sportivo, come abbiamo raccontato fino ad ora, e anche appunto in ambiti non solo di cronaca o di cronaca sportiva, ma anche di intrattenimento, di qualsiasi altro aspetto, anche nell'ideazione di programmi innovativi, come ha fatto a Rai 3 negli anni 90, lo raccontavamo prima, ma anche nella cura. Ecco, vorrei citare forse un passaggio che in pochi hanno citato in queste 24 ore. C'è anche una eccezionale opera scritta nero su bianco, Castacea, curata da Claudio Ferretti, Ricorderai, che io consiglio a tutti, è un'autentica enciclopedia della storia della RAI, tutto sommato, come appunto utilizzando la parola anche per giocarci un po', come spesso anche Ferretti faceva, e lì ecco è sintetizzato molto di quello di cui stiamo parlando noi questa sera e che abbiamo voluto nel nostro piccolo raccontare, e quindi seppe anche farlo scrivendo e raccogliendo il materiale vastissimo di decenni e decenni di storia della RAI e quindi di storia d'Italia in questa autentica vera e propria enciclopedia. Ricorderai, ecco, che sicuramente è anche poco conosciuta, e nella infausta circostanza appunto della scomparsa di Ferretti, spero che quantomeno possa essere riscoperta anche dalle giovani generazioni, perché è un'autentica pietra miliare. Quindi questo è veramente è stato Claudio Ferretti, ed è la sintesi di un protagonista che probabilmente è stato anche negli ultimi anni un po' dimenticato o comunque poco conosciuto dalle giovani generazioni, perché non era più molto presente sulla scena, e andrebbe invece assolutamente riscoperto in tutte le sue sfaccettature. Confermo. Francesco, abbiamo 3 minuti prima di chiudere. Ma aggiungo soltanto l'aspetto dell'arte. Un collega, un ex collega, nonché successore per certi versi in ambito ciclistico di Ferretti, ovvero Emanuele Dotto, più volte nelle sue nelle trasmissioni relative al giro, al tour o comunque al ciclismo tour, ricordava con affetto il fatto che Claudio Ferretti gli avesse trasmesso la passione per l'arte, che è un po' un marchio di fabbrica, come sappiamo, di Emanuele Dotto. E quindi è una sorta di, è qui un cerchio che si chiude, comunque un fil rouge, una linea rossa che attraversa la famiglia Ferretti, che parte dal capostipite, da Mario Ferretti, e arriva fino ai giorni nostri, fino a quello che è stato fondamentalmente sì uno degli eredi, uno dei successori per quanto riguarda le radiocronache ciclistiche, ovvero Dotto. E speriamo che questo filo non si spezzi, comunque il successore che tutt'oggi non conosciamo, perché non sappiamo chi racconterà da prima voce il prossimo giro, e lo scopriremo tra qualche mese se Dio vorrà, speriamo che questo filo appunto non si spezzi e trovi un che si trasformi in una sorta di staffetta, che trovi una voce che possa apprezzare anche quello che c'è all'atere dello sport, che in qualche caso poi tanto all'atere non è, visto che il ciclismo, il Giro d'Italia soprattutto, ed è tuttora una componente essenziale del nostro modo di essere italiani. Concordo in pieno. Noi abbiamo chiuso questa parte. Mi piace pensare che nel ricordo di Claudio Ferretti ci siamo completamente dimenticati del coronavirus, della ripresa del campionato, di tutte queste cose su cui oggi non proferiremo parola, torneremo a farlo fra 2 settimane. Io ho molti ringraziamenti prima di salutare i nostri ascoltatori e i miei colleghi di oggi. Vorrei ringraziare innanzitutto la figura di Roberto Pelucchi, che grazie ai suoi contributi sta inondando di
contenuti la sua pagina, quella relativa alle voci della domenica, il libro che, di cui potete trovare informazioni su tuttoilcalcioblog.it, sta inondando appunto anche il nostro sito di moltissimi contributi. Di quelli che non vi ho proposto c'è anche l'intervista a Giorgio Chinaglia, la storia della box come ne avevamo detto in precedenza, e un'intervista a Pierpaolo Pasolini, solo per darvi alcuni cenni di quello che è andato in onda fino ad oggi. Già domani avremo degli altri contenuti. Un'altra mano importante in questa produzione è quella di Fabio Stellato, che parallelamente produrrà altri contenuti nel corso di questo weekend. Vorrei ringraziare tutti coloro che ci stanno dimostrando il loro affetto. Spiace da un punto di vista prettamente affettivo che il nostro sito venga molto visitato e frequentato in queste occasioni particolarmente luttuose, però ringraziamo tutti coloro che ci hanno segnalato, ci hanno scritto nelle nostre pagine Facebook, Tutto il Calcio Minuto per Minuto, che vi ricordiamo è una pagina non ufficiale, Tutto il Calcio Blog, nonché su Twitter. È stato molto complicato gestire la giornata di oggi anche da questo punto di vista.